Oggi faccio qualcosa di un po' diverso. Mi trovo ad Alba presso la concessionaria Unicar, concessionaria Mazda della zona, per prendere parte al raduno Andar per Lange, un raduno dedicato esclusivamente al modello più iconico di Mazda, nonché ad uno dei modelli più famosi nel mondo dell'automobile, la mitica ed intramontabile MX5. Mi unirò al gruppo di appassionati, sono tantissime macchine, penso siano un centinaio, forse anche di più, che prendono parte a questo evento che ogni anno si svolge qui presso Unicar e raduna tantissimi appassionati da tutta Italia. La mia compagna di viaggio per questa giornata sarà lei. Si tratta dell'ultima generazione della MX5, la ND, peraltro l'ultimo restyling, in abbinamento al propulsore 1.5 da 130 cavalli, trazione posteriore, cambio rigorosamente manuale. Insomma, sarà una giornata molto molto divertente. Ok, manca ancora qualche minuto prima della partenza per questo giro che ci porterà alla scoperta delle Langhe, quindi ne approfitto per andare a dare un'occhiata più da vicino ad alcuni dei modelli qui presenti e a farvi conoscere i proprietari. Ok, come sapete io sono un fanboy dei track day e ho già individuato una delle mie preferite fra le 120 MX5 qui presenti. Questa, che è l'MX5 di Morris. Io ho già visto qualcosina lì sotto, Sì, impianto frenante un po' pianofrenante particolare. Wiwood. Che cosa hai fatto? Dimmi un po'. Niente, ho sostituito dischi e pinze freno, un impianto con pinze freno 6 pompanti, poi ci sono cerchi da 17, misura originale come diametro, però hanno il canale da 8 e a sostituzione dei pneumatici che sono da 215 a Scarico. libretto. Scarico, uno scarico in inox Ulter doppio con la minigonna, poi c'è un assetto BC Dimmi che lo Racing. sfrutti in pista. Non ci sono ancora andato. Male, 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 perché guardate qua, guardate qua, guardate che impianto frenante, guardate che assetto, che angolo di camber e che scarico qui dietro. Con questa ci si diverte, Morris. Oltre 30 anni di storia l'MX5, siamo arrivati ormai alla generazione ND, l'ultima attualmente in commercio, qui ce ne sono parecchie, ma la mia attenzione non poteva che essere catturata dalla primissima generazione. Lei, e qui abbiamo il proprietario, ti chiami? Erion, piacere. Erion, piacere. Allora dimmi un po' che cosa hai fatto, perché a vederla anche dentro non è tutta tutta originale. No, per nulla. Io l'ho reinterpretata un po' in una delle due anime che ha questa macchina, ovvero quella degli anni 60, la spiderina tipo inglese. Ho fatto effetto Radica, mantenendo la plastica originale, ma colorando tipo Radica. Nardi anni 60, autoradio anche lui anni 50, senza neanche le cassettine. Tutto con questo stile un po' retro. E vedo una targhetta. Ah sì, questa è l'autografata del maestro Matano quando è venuto a Torino 3 anni fa circa, è stato un momento straordinario. Qui anche sul cofano dentro la macchina. Insomma, le quotazioni dell'NA in questo momento hanno raggiunto dei livelli over the top proprio, ma mi sa che la sua con quella targhetta, money money. Oltre alla NA che abbiamo appena visto, dopo di lei è arrivata la NB e la passione per la MX5 è un qualcosa che si passa di generazione in generazione, quindi siamo in compagnia di Carlo e della Ciao. sua NB. Sì. Raccontaci un po' della tua creatura. Allora, la mia creatura è la conseguenza di una vettura che avevo prima del 1999 che ho passato a mia figlia. Questa me la sono regalata, il mio giocattolo, perché è una serie speciale, la 209 di 333 modelli in circolazione e devo, come tutte le Mazda di questa categoria, l'ottima qualità del mezzo. Non sento mai lamentele anche da parte di colleghi viaggiatori come me, e è una macchina perfetta, il piacere, il gusto senza strafare, è un'auto morbida, E la usi sempre tu? la uso sempre nei fine settimana, è il mio giocattolo, no? Questo,
diciamo che nonostante la percorrenza media annuale sia di 3-4 mila chilometri, però lo uso sempre aperta estate e inverno all'inglese, e io per me è una grandissima soddisfazione. Grazie Carlo, e questa è la dimostrazione di come la passione per la MX-5 sia vivibile sempre, di come passi di generazione in generazione, dal papà alla figlia, insomma una passione senza tempo e senza età. Siamo partiti dalla concessionaria di Alba Unicar, siamo nel bel mezzo delle Langhe, su una delle strade più indicate per una vettura come la MX-5. Ormai chi mi conosce lo sa, amo questo tipo di impostazione, motore longitudinale, cambio manuale, trazione posteriore. Questa significa davvero guidare. Questa peraltro è una delle ultimissime sportive che ti permettono di vivere davvero il massimo di ciò che può dare un'automobile. In quest'era in cui l'elettrificazione e l'elettrico a tutti i costi diventa sempre più preponderante nelle scelte delle case automobilistiche, sapere che esiste ancora un brand che tiene fede al progetto originale, un progetto nato ormai più di 30 anni fa, è qualcosa che va ben oltre le semplici prestazioni e che sfocia nel mondo dell'emozione pura, ed è quello che stiamo vivendo oggi. Adesso stiamo percorrendo queste strade in direzione dell'Alta Langa, dove ci fermeremo per il pranzo, perché giornate come queste sono dedicate non soltanto al piacere di guida ma anche alla scoperta del territorio che andremo a conoscere dopo aver percorso una settantina di chilometri fra i saliscendi delle Langhe. Dietro ci salutano, alla scoperta appunto di tutto quello che questa zona ha da offrire nel modo migliore in cui lo si può fare, quindi con il vento tra i capelli. Siamo arrivati a Perletto, siamo alla tappa per il pranzo, ristorante della Torre. Adesso tutti gli equipaggi che prendono parte al raduno, quindi più di 120 macchine come dicevo all'inizio del video, salgono ora su questa pedana e ritirano una bottiglia e tutto il kit consegnato dalla madrina dell'evento, Eva Gini, eccoli qui. Adesso noi ne approfittiamo per fare un giro tra le macchine incolonnate per salire qui sul palco e vediamo di nuovo un po' tutto quello che è la storia di MX5, perché qui ci sono praticamente tutte le generazioni, dalla prima la NA alla ND, anche RF. Ciao! NA, NC, NB. Le abbiamo praticamente tutte quante che hanno seguito con noi la carovana, ed ecco qui una bellissima NA, e da qui si prosegue. Il bello di questo evento è che chiama appassionati praticamente da tutta Italia, non solo dalla zona. Voi da dove venite? Voghera, provincia di Pavia. Voghera, un'altra RF. Da dove venite? Piacenza. Restyling, NC Restyling. Da dove venite? Voghera, anche loro. Un'altra RF da? Monza. Bellissima. Assetto morbidi voi, eh? Morbidissimi. Da dove venite? Da Torino. Da Torino, ah, quasi del posto. Lui l'abbiamo già conosciuto. Da dov'è che vieni? Genova. Da Genova. Con quello scarichino lì. Voi da dove venite? Genova anche loro. NA? NA proveniente da? Somma Lombardo. Paese. Lui di strada ne ha fatta tanta, eh? La macchina non si pulisce, si usa, vero? Bravo, noi la pensiamo. Da dove così venite? Castellanza, Varese. Castellanza. Ciao. Ciao. Bellissima, bianca. Voi di dove siete? Udine. E lui? Un RF un po' speciale. È un po' speciale, un po' speciale, sì, la tua. Sì, da dove vieni? Da Milano, bellissima. Grazie. Un'altra NA. Da dove venite?
da Sondrio. Da Mantellina. Sondrio, bel giro. Bello, sì. Bel volante, niente airbag, quindi puoi mettere quello che vuoi. Ma l'ho messo 28 anni fa questo volante. 28 perché... anni fa? Sì, questa è con me da 32 anni. Fedelissimo praticamente. Molto. Sei nato fedele. Con la macchina. Sono nato con la macchina, grazie, troppo buono. Grazie Ciao. E qui la carovana prosegue ancora. Io non ho abbastanza gambe per seguire 120 macchine, ma adesso andiamo poi a scoprire qualche altro iscritto al raduno per scoprire un po' quali sono i motivi per cui si sceglie questa speciale MX5. Per la serie le macchine vanno usate e non è importante che siano sempre perfette, pulite, linde e pinte. Guardate questa NA. Più usata di così si muore. Andiamo a sentire un po' dal proprietario cosa ha fatto su questa macchina. Ciao. Tu sei? Alessio, Carlevaro. Alessio, si vede che la tua macchina la usi tanto, vero? Insomma, più male che tanto. Esatto. Si vede la vernice, insomma, non ti interessa tanto che sia no, lucida, no. Sei di quelli basta che la usano che funziona, di più e basta. Esatto, sì. Cosa ci fai? Pista? Pista, sì. Sì? Cosa hai fatto alla macchina? Ma assetto, gomme, solite cose. Nonostante gli anni sulle spalle ti diverti ancora, sì, quindi? Sì. Da tante soddisfazioni? Sì. Sì? Ciao. Ciao. Allora, abbiamo detto che la passione per la Mazda MX-5 raggruppa e richiama gente veramente da tutte le parti. E qui abbiamo l'equipaggio che arriva da più lontano. Adesso lo facciamo parcheggiare e poi scambiamo quattro chiacchiere con loro. Eccoli. Allora, presentatevi, come vi chiamate? Filippo, Piergentini e Rosella. Da dove venite? Cerveteri, provincia nord di Roma. Insomma, siete l'equipaggio che arriva da più lontano di tutti. E siamo anche l'equipaggio che è la 12ª volta che viene ininterrottamente. Sempre, dei sempre. Fedelissimi, insomma. Fedelissimi, sì. Quando è nata la vostra passione per l'MX5? 13 anni fa. E cosa vi ha spinto a sceglierla? Ci ha spinto che siamo stati praticamente folgorati sulla via di Damasco, perché un amico me l'ha prestata per festeggiare l'anniversario del matrimonio, e quando sono sceso la sono andata a comprare subito senza tentennamenti. Mai più separati. La usate sempre? Sempre, perché la usiamo pure i giorni normali, una daily praticamente. E poi fermati, noi tutte le volte che veniamo su sempre senza quella cappotta aperta, ininterrottamente puri, 600, proprio 620 chilometri, 620 chilometri scappottati. Questo è il modo di usare davvero bene, nel modo corretto, una MX5. Lei è nata per fare questo, per viaggiare con il vento tra i capelli. E lui è il protagonista più peloso del raduno, immagino. Non sono io, immagino. No, parlavo di lui. Non sono glabro, però lei è più pelosa di me. Come si chiama? Lei si chiama Cami. È abituata a viaggiare in Mazda, quindi? In Mazda, in macchina sì. In macchina in non generale? Non è tantissimo che abbiamo questa, sì. Quanto? Ce l'ho da ottobre dell'anno scorso. Da dove venite? Savona. Hai abituata bene allora? Sì. Una brava compagna di viaggio? Assolutamente sì. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. La tua probabilmente è la più rumorosa del raduno. Darsi. Vero? E non è la prima volta che te lo dicono. No, però è tutta omologata. Facci tutta sentire. Omologata. Tu sei? Andrea. Elena. E da dove venite? Canelli, San Vicino. Grazie. Io non mi ricordo questi nomi. Ed ora siamo al momento più atteso da tutti i partecipanti, il pranzo, tipicamente piemontese, ovviamente. Il tutto vista MX5. 120 MX5 tutte insieme, le avevate mai viste? Siamo all'ultima fase del raduno Mazda Andar per Langhe, siamo a Castagneto, cantina Masucco. Ora qui verranno consegnati i premi ad un po' di equipaggi e questi sono quelli che verranno consegnati: nata ieri, la più longeva, la preferita, l'auto che viene da più lontano, la frase più bella e il primo raduno.
arrivato alla fine di questa giornata molto particolare, è arrivato il momento di tirare un po' le somme mentre tutti i miatisti stanno ancora festeggiando qui sopra di me. Infatti spero che l'audio si senta sufficientemente bene. Dicevo, il momento di tirare un po' le somme. È un'esperienza, è la prima volta che mi capita di prendere parte a un evento del genere. È bellissimo come intorno a questo modello si sia creata davvero una community molto forte, molto stretta e molto viva e attiva, che non ha confini in termini di età. Cioè, quindi è possibile trovare delle prime generazioni unite a delle seconde generazioni, terze generazioni, fino alle nuovissime ND. È una passione che non ha confini, sostanzialmente. Ci sono persone un po' di tutte le età che vengono da tutta Italia praticamente per prendere parte a questo raduno. Si vive, si respira un'atmosfera quasi da vecchi tempi, un po' come da vecchi tempi è l'impostazione di questo modello, perché l'MX5 è davvero una delle pochissimissime macchine ormai rimaste sul mercato ad offrire delle emozioni che purtroppo oggi si stanno un po' perdendo. Il futuro sarà sicuramente l'elettrico, l'elettrificazione, tutto quello che vogliamo. Dobbiamo andare in quella direzione e va benissimo, nessuno discute su questo, ma l'emozione che ti può dare un modello come questo, ciò che ti permette di vivere con il vento tra i capelli e la trazione posteriore che ti spinge, è qualcosa di magico ormai, qualcosa di unico e che pochissimi modelli oggi possono garantire. Tra questi, l'immortale MX5.